Ancora un buon pomeriggio da Andrea Lupoli, seconda parte di Genetica Oggi, qui su Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, 89.100 FM a Roma e nel Lazio. Ascoltateci anche grazie alle applicazioni gratuite scaricabili per i vostri smartphone, tablet, tanto per dispositivi Apple quanto per quelli Android. Una seconda parte dedicata alle proteine vegetali, ne parliamo con la dottoressa Antonella Lavini del CNR di Ercolano in collegamento telefonico. Salve dottoressa Lavini. Salve, buongiorno. Dottoressa, allora parliamo in effetti del favorire lo sviluppo di innovative coltivazioni di proteine di origine vegetale destinate poi al consumo umano per rendere anche l'industria agroalimentare più sostenibile. Sarà proprio uno dei temi dell'Expo 2015 di Milano fra poche settimane. Che in effetti, che diciamo così, a livello veramente di impatto, il diminuire il consumo di carne a favore di una maggiore percentuale di proteine vegetali, che tipo di effetti ha sull'uomo? Ma sicuramente ha degli effetti benefici sull'organismo, perché riduce la quantità di grassi saturi e favorisce l'introduzione di più fibre, di grassi insaturi, di minerali e di vitamine. Ecco, stavo riflettendo in effetti sul piano agricolo e quindi a livello agricolo come si può tradurre un'idea del genere e soprattutto in una maggiore coltivazione di proteine vegetali. Ma si tratterebbe di introdurre nuove specie e in alcuni casi di estendere la coltivazione di ecotipi già preesistenti nell'ambiente mediterraneo. Questi vegetali dovrebbero avere un elevato contenuto proteico e un bilanciato rapporto di amminoacidi essenziali, inoltre un'alta digeribilità, un basso livello di fattori antinutrizionali e dovrebbero essere paragonabili nel prezzo alle fonti proteiche di origine animale. Questo determinerebbe sia un impatto positivo sulla salute umana, come abbiamo detto prima, ma anche sull'ambiente e sulla sostenibilità della produzione agricola europea. Infatti si stima che il 30% della perdita totale della biodiversità sia indotta dall'uomo con l'allevamento di bestiame. Questo è un aspetto fondamentale, sarà proprio uno dei temi centrali, come dicevamo, dell'Expo 2015, la sostenibilità ambientale, ma al tempo stesso le coltivazioni e soprattutto il tipo di, chiaramente in questo caso parliamo di bestiame, parliamo di allevamento animale, quindi un aspetto fondamentale anche sull'emissione dei gas serra e quant'altro. Quando parliamo però di coltivazione appunto di proteine vegetali, su quali puntare principalmente, dottoressa Lavini? Ma in Europa la maggior parte delle proteine vegetali proviene da soia importata da paesi come Brasile, Argentina e Stati Uniti ed è destinata al consumo animale, prevalentemente al consumo animale, mentre solo una piccola quantità riguarda prodotti alimentari per uso umano. Quindi vorremmo puntare su fonti alternative a basso costo per favorire un utilizzo più efficiente delle risorse naturali e con effetti benefici, come dicevo anche lei prima, sull'ambiente e sulla biodiversità e nello stesso tempo questi prodotti potrebbero liberare, tra virgolette, l'Unione Europea dalle fluttuazioni dei prezzi dovute alle importazioni. E chiaramente anche l'aspetto economico diventa fondamentale, soprattutto alla luce degli ultimi dati, alla luce anche di una crisi economica globale. Dottoressa Lavini, lei ha studiato per anni la quinoa, che gli Inca chiamavano la madre di tutti i semi. La conosciamo da tempo, ma non così tanto. In effetti ci spiega di che pianta si tratta e cosa la rende particolarmente interessante? Sì, infatti, come ha detto lei, la quinoa non solo è una coltura di origine molto antiche, ma anche cultura, quindi potremmo dire di origini molto antiche. È una pianta appartenente alle chenopodiacee, un chenopodium quinoa, ed è una pianta erbacea che, per capirci, appartiene quindi alla stessa famiglia degli spinaci e delle barbabietole. Però il genere è completamente diverso e questo fa la differenza dal punto di vista della tecnica colturale.
da molti è spesso scambiata per un cereale, però in realtà appartiene a un'altra categoria alimentare vegetale ed è per questo definita anche pseudo generale. Ma la particolarità di questa pianta è che ha dei semi che sono gluten free, contengono un elevato contenuto proteico e di amminoacidi essenziali, superiore a quella dei comuni vegetali e cereali in particolare, ed è paragonabile a quella del latte, nonché poi ha un alto contenuto di minerali, in particolare del ferro e di altre molecole alimentari bioattive, non entro adesso nello specifico. No, e nonostante la sua antica origine, volevo dire solamente questo, solo ultimamente però è stata riscoperta a livello mondiale, tant'è che la NASA l'ha introdotta anche in un programma alimentare per i viaggi di lungo periodo nello spazio e l'ONU ha eletto il 2013 come anno dedicato alla quinoa, da cui poi è derivata tutta la notorietà anche per questa pianta. No, riflettevo sull'assenza di glutine di cui ha fatto riferimento e quindi pensavo alla lavorazione appunto di questa pianta per prodotti alimentari destinati ai celiaci. Potrebbe essere anche questa una possibilità alimentare auspicabile perlomeno. Ma le potenzialità alimentari di questa pianta sono tantissime, non solo per i celiaci ma anche in molte altre diete, per esempio anche per gli intolleranti alle caseine, perché potrebbe essere pianta che sostituisce tranquillamente il latte anche nell'infant nutrition, ma anche per tutti quei tipi di alimentazioni tra virgolette salutistiche in generale, biologiche eccetera, perché è una pianta a basso impatto ambientale, come abbiamo già detto, che quindi è utilizzabile anche per colture biologiche con un bassissimo consumo di prodotti chimici o interventi antiparassitari eccetera, è molto resistente e addirittura potrebbe essere utilizzata in suoli marginali anche esposti a salinità o con acque reflue particolari. Lavorazione e semina sono particolarmente complessi oppure no? La semina e la lavorazione più che altro è importante l'adattamento se si vuole fare a livello intensivo e quindi estendere, siccome nei paesi di origine è coltivata soprattutto a livello di azienda familiare, quasi tutte le operazioni sono manuali. Quindi qui da noi uno studio è anche rivolto alla capacità di poterla utilizzare a livello estensivo e quindi utilizzare dei macchinari che siano adattabili per la semina e per la raccolta soprattutto, perché è una pianta che ha un seme molto ma molto piccolo e che quindi va seminato molto in superficie e poi solamente nella prima fase di emergenza e può avere qualche problema di competizione con le malerbe. Dottoressa Lavini, siamo quasi in chiusura. Quali i prossimi obiettivi, chiaramente del CNR, in questo caso del suo dipartimento, proprio per favorire biodiversità e appunto seguire lo sviluppo di progetti di questo tipo? Ma in questo momento il mio istituto, l'ISAFOM di Ercolano, sta terminando alcuni progetti nazionali e regionali. Però stiamo anche contemporaneamente lavorando ad un progetto appena approvato di Horizon 2020 europeo, quindi con titolo Protein to Food, e che ha come obiettivo generale quello di sviluppare fonti innovative di proteine vegetali a basso costo attraverso un approccio multidisciplinare, quindi volto a coprire tutti gli anelli della catena alimentare, come dicono gli anglosassoni, from farm to fork, e coinvolge ricercatori di varie discipline, nonché industrie di settore, istituzioni agricole, associazioni di consumatori di molti paesi europei. In particolare questo progetto europeo coinvolge 11 partner europei, oltre alla Makerere University di Kampala in Uganda e all'Università Nazionale Agraria La Molina di Lima in Perù. Allora, su questo ringraziamo la dottoressa Antonella Lavini del CNR di Ercolano, intervenuta ai nostri microfoni qui a Radio Cusano Campus nella puntata odierna di Genetica Oggi. Grazie dottoressa, è stata molto chiara, un buon lavoro, a presto. Grazie a lei, buon lavoro anche a lei. Arrivederci.